Dovete uscire subito. Ma abbiamo l'autorizzazione. Nel senso che gli alberi hanno un linguaggio del corpo che tradisce la strategia che stanno mettendo in atto e l'obiettivo che si prefiggono. Molto brevemente, questa disciplina si chiama morfofisiologia, quella che mette in relazione la forma dell'albero con la sua biologia. E la morfofisiologia prevede di dividere la vita di un albero in fasi, che sono l'infanzia, la giovinezza, la pienezza, la maturità e la vecchiaia, la cui durata è inconoscibile, perché dipende dalle vicende individuali di un albero. L'infanzia però è la fase in cui l'albero costruisce il suo tronco, quindi raggiunge l'altezza massima che sostanzialmente manterrà per il resto della sua vita. E questo l'ha già compiuto molti anni fa. Poi c'è la fase di giovinezza, in cui l'albero, raggiunta l'altezza massima, quindi avvicinatosi nel modo ottimale alla fonte di approvvigionamento energetico che è la luce, incomincia a dispiegare la sua chioma, quindi le sue foglie, in relazione con la fertilità del luogo in cui si svolge. È la fase di costruzione della chioma. Alla fine della fase di infanzia, che per un platano può arrivare a 80, 90, 100 anni di età, per darvi un'idea, 120, l'albero ha la dotazione di foglie che lo rende esattamente in equilibrio con le medie delle disponibilità energetiche del luogo in cui si trova, e quello sarà ciò che lui cercherà di perpetuare nel corso del tempo, tant'è che pienezza, maturità, vecchiaia tradiscono solo la volontà dell'albero di mantenere le posizioni raggiunte, mettendo in campo delle strategie di rinnovo delle sue strutture che variano nel corso del tempo. Alla fine della fase di trasporto della linfa, le sue stesse dimensioni ne limitano le dimensioni e si reinventa, come la quercia che facevo vedere nella successione di immagini sul secolo, si reinventa pur mantenendo un livello energetico elevato. E alla fine l'avvitamento che l'albero è in grado di fare è quello che può potenzialmente riportarlo a una condizione di infanzia. Ed è questo il fine di Tamai, tanti cicli che si succedono uno all'altro. Un albero che poi forse in molti di voi conoscono, il cipresso di San Francesco a Villa Verucchio, che ovviamente data secondo la leggenda al passaggio di San Francesco, quindi un albero di 800 e passa anni, probabilmente questo ciclo l'ha già fatto 3 o 4 volte in questi anni. Per uno ancora lì a testimoniare che l'albero è lo stesso albero, è un altro albero, è una colonia di gente che come dice uno spazio, non lo sappiamo, l'albero non sapete dare una risposta perché non troverete senso come mai potete a questa domanda, ma in realtà lui rimane a occupare l'ambiente. Quest'albero qua si colloca nella fase di pienezza nel passaggio alla maturità, quindi potenzialmente nella vita di un platano, immaginando che non ci sia questa capacità di tornare bambino, ma che la vita si inizia subito. Dell'albero ha come risultato le reciproche relazioni tra le diverse parti che producono un risultato plastico concreto. Quindi l'albero è ciò che appare. Quando io intervengo con una potatura, quando io intervengo. Ma dovete aver trovato una fonte di approvvigionamento d'acqua, quindi dovete andare in profondità, e quello è il fittone.
Ma il fittone nella maggior parte degli alberi è anche qui una struttura transitoria nella vita dell'albero, per il semplice motivo che l'albero ogni anno mette un anello nuovo, che è un anello solo perché tagliamo l'albero per traverso, che sennò è uno strato che ricopre tutto l'albero, ok? Mette un anello nuovo fino a quando non avrà un numero di anelli sufficienti per mettere in relazione l'apparato radicale con la chioma nella fase di pienezza, no? Quando gli obiettivi sono stati raggiunti. Però mettere un nuovo anello è una condanna, ogni anno lui ne fa uno. Ma gli alberi possono vivere migliaia di anni e tutti gli anelli sovrabbondanti, cosa ci facciamo? Geniale, li spengo, ne produco un altro all'esterno e quelli interni li lascio cariare e li riciclo. Ed è energia, implemento la fertilità e mi autoconcimo riciclandomi. E chi è che permette all'albero di diventare cavo e di riciclarsi? I funghi agenti di carie. E da dove entrano i funghi agenti di carie? Ammesso che non siano endosimbionti, quindi non fossero già lì dentro, dal fittone che è morto. Quindi è tutto naturale. Quest'albero qua è cavo, quasi sicuramente è cavo, ma ha imparato a gestire la cavità. Non è pericoloso perché è cavo. Quindi la cavità è una patologia o è fisiologia? Dipende dalle condizioni dell'albero quando si sviluppa la cavità. Complessità, questa è la risposta. Tutti gli alberi perdono il fittone? No, ce ne sono alcuni che lo mantengono per tutta la vita. Sapete dirmi qual è uno? Il pino domestico. Che tutti sanno che cade perché ha le radici superficiali. Leggenda metropolitana. L'albero con le radici più profonde e il pittone più sviluppato in Europa è il pino domestico. Uno mi dice però, vabbè, ma si è sradicato il pino e ha tutte le radici superficiali. A parte il fatto che il pino di casa tua non è i pini. Ma perché aveva le radici superficiali? Perché la prima operazione rivaistica che viene fatta quando voi lavorate un pino è il taglio del fittone. Provate voi a vendere un albero che è alto così e ha un fittone che è una volta e mezzo l'albero. La prima operazione che viene fatta. I meravigliosi pini di Roma, che sono pini come si deve, erano pini che quando venivano piantati, andate a vedere le immagini storiche, erano così, perché chi piantava pini nell'Ottocento e i primi del Novecento sapeva esattamente come ottenere un pino. Ma oggi abbiamo il mito del pronto effetto. Tagli un albero, ma non ho tempo, non voglio prendere i tempi degli alberi, lo voglio grande. Come si fa a dire che sapevano che cascano tutti? Sapevano se ci lasciavano il fittone? Sapevano come bisognava fare a far venire un pino buono. È l'esperienza maturata nel corso dei secoli, perché gli uomini piantano pini probabilmente dalla preistoria. Guardate, vi dico solo una cosa, non voglio soffermarmi, stiamo parlando di questo. Io ho lavorato moltissimo con i pini mio malgrado, perché non mi piacevano i pini, continuavo a chiamarmi dei comuni che c'avevano solo pini. Vale. Per cui sono stato costretto a lavorare con i pini e mi sono innamorato dei pini, veramente. Perché ho scoperto un gigante dell'adattamento, sono sopravvissuto a tutto, sono in grado di vivere in contesti pazzeschi. E quando cadono per terra, dovremmo ringraziarli di essere rimasti in piedi fino a quando non sono caduti. Perché è veramente incredibile quello che viene fatto ai pini e nonostante questo, il più delle volte rimangono in piedi. E sono alberi che vanno rispettati perché come ogni altro albero hanno delle peculiarità che noi forziamo perché li vogliamo in contesti per i quali loro non sono progettati. Quindi il diritto all'autoctonia che richiamavano i principi generali di oggi è proprio questo. L'albero ha delle strategie che attraverso milioni di anni ne hanno previsto la specializzazione per un contesto, devo conoscerlo, metterlo in quel contesto in maniera tale che lui abbia dignitosamente la capacità di fare quello che deve fare. Tornando a quest'albero qua, ve lo voglio far vedere solo in confronto a quest'altro, perché su quest'altro che presumo sia io non lo so se loro hanno fatto il rilievo, sì, però tutte le circonferenze sono veramente le esaminate enormi. Certo. Tu hai fatto l'analisi delle piante? Sì, quelli regionali. Sì, è anche vero che è un comune nel quale due o tre persone hanno detto no, questo è ambientale. La cittadinanza decide che tenere il marciapiede avrebbe speso per l'altro.
Cosa ha detto l'arbitro di Platano di sentire la voce? È una bellissima visita, sì. Perché lì in realtà non ce n'è uno, c'è lui, il suo fratello, il fratello più sfigato e il piccolo. E cosa quindi lui ci ha descritto tutte le fasi vegetative di, come, di questi alberi. Qui chi lui? Morelli? Morelli, ha fatto una cosa molto carina. E lui le ha studiate? No, beh, sto guardando gli alberi, sono stato. Si vede questa fase vegetativa. Ciao. Non è per, è che purtroppo dietro la gestione della sicurezza in ambito urbano legata agli alberi ci sono dei lavori che riguardano migliaia di esemplari e delle volte si polemizza più o meno giustamente su le unità o le decine, dimenticando che in realtà ci sono delle persone che con il loro lavoro indiscutibilmente danno fede alla stabilità di un albero. Questo qua è stato oggetto di un intervento di valutazione. Ah, va bene. Va bene. No, no.